due e devo darvi una triste notizia. So, vi interesserà molto, è una cosa gravissima e ho dimenticato il mascara e le ciabattine e non so cosa fare adesso. Davvero sembra Napoli? Napoli è più decadente. Napoli è più decadente? Come è stata? Da bambina, non mi ricordo. Fantastica. Come Venezia. Ah sì? Non so, non me la ricordo. Magari è ora di rimediare e andarci. 2:41, in strada non c'è un cane e i negozi sono tutti chiusi. Neanche un bar, niente di aperto per la colazione, zero. Cosa si capisce così? Allora, siamo arrivati a Santiago e vorrei capire cosa si capisce da quel parcheggio. E sotto la pioggia cerchiamo di raggiungere la cattedrale. Siamo arrivata alla cattedrale, che è questa qui. Non vi do indicazioni su cose storiche, su cose turistiche o quant'altro, perché non so nulla. Sono arrivata qui in questo viaggio senza saper nulla. Mi sono affidata alle mani un'altra persona, per cui l'importante è sapere di essere arrivati. Anche se è un po' in ristrutturazione, piove, c'è una merdosissima pioggerellina tipo inglese, e quindi vabbè. Questa è la piazza, vedo un sacco di pellegrini che arrivano e si fanno foto e sono particolarmente felici, beati loro. Io non ce la farei con certi zaini ad arrivare qui dopo chilometri e chilometri di cammino. Quindi niente, proviamo ad entrare adesso, e più che altro per ripararmi dalla pioggia. Particolarmente sfigate perché è chiuso per ristrutturazione. Qui qualcuno ha lasciato le scarpe con cui sicuramente ha fatto tutto il cammino e sono distrutte. Devo dire che è bella anche se c'è la pioggia, ma veramente col sole lo è ancora di più. E quindi ci hanno detto che l'ingresso da qui si può visitare e adesso entreremo. Ecco, diciamo che se usassi i t-shirt le prenderei di sicuro. Giù dalla cattedrale è pieno di questi vicoletti piccoli e stretti, molto belli, pieni di negozi di souvenir che costano veramente poco, io ve lo consiglio. Non riesco a vedermi senza mascara. Mi piace un sacco venire in questi posti, tipo pasticcerie da anziane signore, che hanno i divanetti, le poltrone. Adesso ordiniamo un caffè e poi penso proseguiremo per La Corugna. E per fortuna era un aperitivo tipo tapas questo. Va bene. Patate bravas. Quella che doveva essere una tapa pre-pranzo è diventato un pranzo completo, penso. Adesso ci stiamo dirigendo alla macchina e speriamo di riuscire a capire quanto pagheremo di parcheggio, perché non si è capito che va a secondi, caspita. Comunque è carina Santiago, non è male, piccolina, si guarda, si visita in mezza giornata, non di più. Adesso proviamo a vedere se riusciamo ad andare alla Corugna, dopodiché mi piacerebbe provare a fare la costa, però può essere che sia già tardi, quindi è un tentativo. Corugna, siamo arrivate! Non paghiamo il parcheggio, cosa buona e giusta. Ovviamente tempo merdosissimo. Adesso stiamo girando per un parchetto che sembra quasi la Rambla,
di Barcellona. Ci dirigiamo verso il centro storico, se lo troviamo. Quindi questa è la Corugna, e poi non ho capito se è la Corugna o la Corugna, ma forse è a Corugna. Qui c'è il porto, qui ci sono delle case. Voi vedete che hanno delle verande, tutte delle verande sono queste, per ripararsi dal vento, c'è molto vento qui. L'unico modo per ripararsi, effettivamente per riparare le abitazioni, era costruire delle verande, e questo è praticamente un business, perché poi è caratteristico. Carina, ma non c'è nessuno in giro. Questa è Plaza Maria Pita. E la specialità della zona è il polipo. Com'era sta cosa? A Vigo si lavora, a Santiago si prega e alla Corugna si vive, esatto. Non credo che si viva in una giornata di pioggia e freddo. Forse in agosto col sole. C'è un cacchio di aperto in questo posto, sperduto in mezzo al niente. Per fortuna c'è vita alla Corugna. E quindi questa è Piazza dell'Humor, che ci sono tutti dei disegni di cartoni o personaggi di fantasia per terra. Bellina, molto bellina questa. Inventati. Carlinhos, Snoopy e Can de Saudaro. Bello, questo mi piace tantissimo, questa piazza. Forse è la cosa più bella di questa città. Ma questa è la Pantera Rosa. Fred e Barney si chiamano Pedro e Pablo. Asterix e Obelix. Oscar Wilde. Hanno ammazzato Socrate. Mafalda. Forse abbiamo trovato la zona con un po' più vita, perché prima non c'era nessuno. Però, o forse è l'orario, non lo so. Proprio adesso che andiamo via. Ho risolto due problemi, non uno, due. Ho comprato una mascara e delle ciabattine. La mascara l'ho preso di una marca che si chiama Revolution, che non ho mai visto sinceramente da noi. Le ciabattine da Decathlon. Ero entrata anche da Tiger, ma non ne avevano e non ho visto negozi loro che vendessero ciabattine. E quindi le ho prese lo stesso. Allora, dopo una bella guidata di un'ora dove io ho dormito... Siamo arrivati in un paesino che si chiama Noia ed è bellissimo. Sembra di essere in un paese del nord. Tornati in camera, vista mare che non si vede, e sono le 9:20 e c'è ancora il sole. Ma ditemi, dove vi ho portati? Stupendo.
saw the devil this morning.